Naturalmente le ragioni che esponeva il PDL insieme a Galla e Lega erano ragioni profondamente diverse dalle nostre, ma c'era un clima assolutamente sereno. Abbiamo anche voluto accontentarli nel votare le questioni preliminari, cosa che potevamo anche risparmiarci, lo abbiamo fatto e appena sono state bocciate le questioni preliminari sono andati via, peraltro creando una situazione di grande imbarazzo al relatore Augello, che è rimasto da solo a votarsi da solo quella relazione che invece in tutti questi giorni l'avevano dipinta come la summa del diritto mondiale, e poi non l'hanno votata, quindi hanno contraddetto se stessi. Pazienza, e comunque il dato di fatto è che il senatore Berlusconi questa sera è stato sostanzialmente dichiarato decaduto dalla Giunta per le elezioni. Il PDL abbandona prima del voto, prima di perdere. Non mi pare un grande colpo di scena, era una cosa riservatamente preannunciata, Su tutti i giornali, in particolare mi ricordo una domenica la stampa di Torino che ha messo le dichiarazioni e le posizioni in materia praticamente di tutti i senatori della Giunta, ma al di là di questo fanno una grande confusione, perché la Giunta non è un tribunale, non è un collegio giurisdizionale, si tratta di un organismo politico, siamo nominati dal Presidente del Senato, e quindi una volta studiate le questioni, affrontati tutti i temi, è certamente, io direi, doveroso, non solo comprensibile, che i senatori esprimano le proprie opinioni. Il mio prossimo passo sarà quello domani mattina di recarmi dal Presidente Grasso, perché il calendario anche relativo alla seduta pubblica per regolamento è un calendario che va concordato con il Presidente del Senato. Oggi non si è votata solamente questo fatto, oggi in particolare si è votato che la legge Severino va bene, va applicata, è una legge valida. E quindi questo è un fatto, perché è importante, perché dovessero capitare in futuro nuove cause di decadenza per qualche altro senatore o deputato o per lo stesso Berlusconi in futuro, si sa che la legge Severino è applicabile. I tempi sono tempi tecnici ormai stabiliti da regolamenti, purtroppo abbiamo a che fare con questa burocrazia con cui combattiamo tutti i giorni e che speriamo un giorno riuscire a scardinare. Abbiamo 10 giorni di tempo minimo di diritto di difesa, quindi scattano da domani, dopodiché si riunisce in seduta pubblica, è una seduta quindi che verrà resa pubblicizzata, con delle modalità particolari, dopodiché ci si riunisce in Camera di Consiglio per la deliberazione definitiva. Finito quello, non è ancora finita, la Giunta si riunisce nuovamente in una seduta ordinaria e in quella seduta si vota e si approva la relazione che dovrà essere portata al Parlamento. Guardi, a mio avviso in teoria 15 giorni, 20 giorni già potrebbe essere finito, poi chiaramente ci sono tutti i tempi tecnici, convocazione e compagnie va, insomma io credo che in un mesetto il Senato potrebbe essere messo nelle condizioni di votare, non più tardi di un mesetto.